rotonda gira perché dà la precedenza ai pochi. La rotonda gira perché crede nel lavoro. La rotonda gira perché il vento si rotonda gira e se ogni tanto si ferma è solo per girare meglio. La rotonda gira e continua a girare perché ha imparato a sognare. La rotonda gira perché le persone sono al centro. Una rotonda è di facile accesso, ben delimitata, ma senza cancelli di separazione, divisione e di esclusione. Una rotonda ha un centro, che serve come riferimento fondamentale, ma la vita si svolge tutta nella sua periferia. Una rotonda non ha mai l'obiettivo di trattenere al suo interno, semmai di inviare altrove. In questa rotonda ci sono le precedenze da rispettare, i poveri. Chi occupa la rotonda e pensa di essere al centro del mondo sta di chiuso, come tante nostre istituzioni. Non serve neppure fare convegni con a tema la rotonda, occorre uscire. Da questa intuizione di fondo è nata un'associazione. La rotonda gira perché crede nel lavoro. Il lavoro è passare dall'assistenza all'autonomia, per questo è nato Fiore all'Occhiello, un progetto di imprenditoria sociale. Il lavoro è dal ricatto al baratto. Il lavoro è un negozio che è più di un negozio dentro il quartiere, anzi il quartiere dentro il negozio. La rotonda gira perché crede nel valore delle donne. Donna è sostegno e solidarietà con Donne Senza Frontiere. Donna è cultura con il progetto Olivia Scuola d'Italiano. Donna è condividere, è stare insieme e fare nuove esperienze. La rotonda gira perché dà la precedenza ai poveri. Non facciamo integrazione, la viviamo insieme alla Caritas, con la distribuzione viveri, col condividi risorse si diventa e con la formazione per le famiglie. Non facciamo solidarietà, crediamo nell'incontro e nel sostegno reciproco e allora ecco la casa d'accoglienza di Villa Lorena. Non proclamiamo l'amore al prossimo, ma cerchiamo di essere prossimi con gli altri e così nasce anche il Giardino delle Parabole. La rotonda non gira se non ci sono i volontari. La rotonda gira perché è attenta ai bisogni del quartiere. La rete interculturale solidale è l'espressione dell'identità plurale di Baranzate e permette alla cittadinanza di essere davvero una cittadinanza attiva perché abitiamo un paese di volti. L'oratorio è attento ai bisogni del quartiere perché il Vangelo trasforma gli uomini in fratelli e questo ce lo dimostrano i bambini che giocano, provenienti da tutto il mondo, che giocano sempre insieme. Siamo un paese piccolo ma dai grandi numeri. Il Pala Rialdo è la palestra ed è nata per offrire ai ragazzi del quartiere
dei percorsi alternativi a quelli della strada, utilizzando il linguaggio universale che è quello dello sport. La scuola di italiano è attiva sul territorio di Baranzate perché insegnare a parlare e a comunicare è il primo passo per una buona e bella accoglienza. La Rotonda gira perché investe nell'educazione. Braccio di Ferro è un progetto per dar forza allo studio al tempo libero per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Nuovi arrivi e accoglienza per i bambini che sono da poco arrivati in Italia e che hanno bisogno di un sostegno per imparare la lingua italiana, perché avere la possibilità di comunicare è la prima cosa per poter star bene. Lascio raddoppia è una sfida, è una scommessa con gli adolescenti. La dispersione scolastica non è il problema che cerchiamo di arginare, ma piuttosto è il punto di partenza per la nostra avventura educativa. Siamo a fianco delle famiglie, sosteniamo i ragazzi nell'apprendimento e nella socializzazione per avere la possibilità di costruirsi un futuro.